Buongiorno ragazzi, eccoci qui, siamo ritornati, però questa volta siamo su FIFA 20 perché voglio iniziare la carriera allenatore con il Chelsea, una squadra diciamo di Premier League molto forte, che però purtroppo è da migliorare. Ok, raga. Dai, raga. Visto che il Chelsea ha molti soldi, c'è da restaurarla questa squadra. Perché sì, è forte, però l'attacco non mi piace a me. Veramente a me l'attacco non piace proprio del Chelsea, raga. Guarda, dai, come si fa a giocare? Il centrocampo è buono. L'attacco è da migliorare. La punta. Ah, sì, dai, mo su, mo sta facendo spazio. Ragazzi, aspettate un attimo. Milioni. Con 153 milioni mi compro a Werner. Centodue milioni, mamma mia. Dai, raga. Ok ragazzi, Timo Werner sta a Chelsea, ragazzi, eh? Adesso devo migliorare questi due difensori. No, in verità dovrei migliorare più l'ala. Quell'altra là, perché di là ho William, ci sta. Al posto di Giroud, io mi baserei su un attaccante buono, su una S, diciamo. Come S vorrei provare ad acquistare Sané, eh? Ma anche Mané, dai, proviamo Mané, raga, dai. Mané mi piace molto, molto. Proviamo a strapparlo, dai. No, Klopp non accetta. Allora, raga, basiamoci su una, diciamo, su una S giovane, ovvero B. Vinicius Junior. Vai raga. Paghiamo anche questa trattativa. E dai, proviamo adesso a fargli il contratto, eh. Duecentomila a settimana e accetta anche Vinicius, raga.
Ottimo, sono veramente contento, eh. Così. Giroud non giocherà mai, mai. Christensen manco. Ragazzi, per il momento questa è la formazione. Abbiamo speso tutti i 153 milioni per comprare Werner e Vinicius. Adesso aspettiamo che mi arrivi qualche offerta e poi da lì iniziamo il campionato, la Champion. Cacci! Offerta per il trasferimento di Rudiger. 25 milioni, eh? Si accetta 25 milioni. William. Rifiuto. Non è per 20 milioni. Allora, con 20 milioni a me mi serve, diciamo, un difensore centrale mi serve, raga. Proviamo Skriniar. Mi piace molto a me Skriniar, raga. Difensori centrali, Schumacher. E vai a vedere. Non è stata la mia impressione. Se tu sei un coglione. Eccoci raga, scusatemi. Niente. Come difensore giovane, che si sprono. Come centrocampista mi butterei su Arthur. Ok, aspettiamo che cosa dice il nostro carissimo Chelsea. Andiamo avanti, raga, che fra poco inizieremo il campionato, eh. Ok, Rudiger venduto, ottimo. Offerta per Marcos Comunque ci sono Alonso, anche i no. Robert, già lo sapete. No, Marco Alonso, No, anche no. il figlio è già uscito. Vabbè. Fammi vedere. Fammi vedere. L'ho tolto, Allora non è uscito, sì. quindi da mi esce, però poi si toglie. Sì, tutte cazzate. Ragazzi, allora simuliamo fino a quando dovremo giocare. Madre, raga.
Ci aspetta un coso di fuoco. Mossi, si bugga un'altra volta. Dai, raga. Noi giochiamo la Champion, eh? Sì. Ragazzi, abbiamo fatto un ottimo calciomercato. Abbiamo migliorato l'attacco. Allora, ragazzi, io voglio fare tre partite per video. Quindi adesso andremo a fare Manchester, Liverpool e Leicester. Poi, dopo, poi oggi pomeriggio faremo fino a tutto il mese, diciamo, dai. Non posso parlare oggi pomeriggio. Ma che è? Adesso FIFA. Mamma, ci lo dice. Bravissimo. Ho tutto lasciato il piattino nel lavandino. Adesso ragazzi, alleniamo il mio portierone. Ma sto morendo. Difficile. Iniziamo no, volevo fare gli esercizi. Ottimi. Dai, raga, adesso non ci perdiamo in chiacchiere che andiamo a giocare la prima partita del campionato contro il Manchester e dopo giocheremo la coppa contro, ragazzi. Andremo a giocare la coppa contro il Liverpool che ha vinto lui la Champions. Ok, ragazzi, queste sono le divise, questa formazione, noi ci vediamo in campo. Raga, speriamo di non perdere. Speriamo, dai. Dai. Ah, pure Rashford però, era buono. Martial. Dopo provo a fare James, eh? Dopo provo a Sì. contattare James. Così quel William da là lo levo. Esci porti. Dai, raga, andiamo. Match dal grande impatto emotivo, straordinario il colpo d'occhio sulla Dai, capitale. Mancano pochi istanti al fischio d'inizio. Manchester United che affronta il Chelsea. Dai, raga, speriamo bene. Siamo in diretta da Manchester, Old Inizia Trafford, pieni bolle Chelsea. nonostante la pioggia. Il Manchester principato è stato United, colpito dalle Chelsea. grandi compagnie Forza aeree Manchester, di Stefano forza Lana. Chelsea, dai. Giornata speciale per entrambe, sarà il debutto in Premier League, primi 3 punti della stagione in palio. Partita che mette di fronte Manchester Bravo United Kanté, che e subito ruba Chelsea. palla. La prima giornata di campionato è sempre piena di incognite. Le squadre sono ancora a caccia della loro Pallo. condizione migliore. Le gambe non girano come si vorrebbe, le C'è sorprese sono il dietro blu. l'angolo. Certo è che entrambe punteranno a iniziare bene, magari con una vittoria. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Nella prima giornata di campionato Kanté. spicca lo scontro diretto tra queste due squadre divise da un'antica rivalità. E quindi Pierre, fai molta attenzione oggi. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Hanno sistemato il reparto offensivo con l'arrivo di Timo Werner. Il bomber esploso con il Lipsia, chiamato oggi a guidare per la prima volta l'attacco della sua nuova squadra. Bel giocatore, eh. Proprio interessante davvero. Ho avuto modo di vederlo in azione, devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione. Sa muoversi lungo Madonna tutto il mia. fronte dell'attacco, ma soprattutto vedere la porta, che è quello che conta. Hanno preso l'ala che gli mancava, un giocatore veloce e tecnico che può fare sia l'esterno di centrocampo che l'attaccante, ovviamente l'attaccante esterno, quello di oggi per lui, già il primo esame. Un giocatore su cui mi sento di mettere la mano sul fuoco, Pierre. Dotato tecnicamente, è agile. E bravo nel dribbling, darà sicuramente il suo contributo alla nuova squadra. Rashford avanza sulla tre quarti. Raga, stiamo Potrebbe rischiando, eh? crossare. Sta giocando solo in Manchester. Allontana bene il difensore.
Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale Pierre. Non si fida, spazza via di pugno. Riconquista il possesso di palla. Ah, però la palla. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Ah, madonna, oddio, tant'è. Ferran Torres. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Pallone perso. D'arma del vantaggio, palla ai Red Devils. Alonso se ne andare. Difficoltà difensiva qui. Grossa imprecisione direi. Ci è andato vicino. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Werner. C'è campo per la ripartenza. Madonna. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Si sapeva che non sarebbe stato facile oggi per il Chelsea imporre il proprio gioco, c'è grande qualità anche dall'altra parte. Sì, 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 sì. Due formazioni che sulla carta si equivalgono. Vedremo chi avrà più fame alla fine. Ci sono metri a disposizione. Willian. Werner. Perdono palla banalmente. Alex Ferguson ha lasciato un segno tale nel cuore dei tifosi del Manchester United da meritare un riconoscimento per pochi eletti. Il suo nome è diventato parte integrante di Old Trafford. Oh, che onore, Pierre. Non solo gli è stata dedicata un'intera. Werner, portiere che blocca senza problemi. Paul Pogba. Che palla. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Può avvicinarsi alla porta. Lo salta di netto. Palla allontanata dalla difesa. Era un gioco interessante. Allontana di calcio d'angolo. Ragazzi, e facciamo questa. Il Liverpool così facciamo da già un video male. Ottimo. Bene, dove giriamo due video. Si è sbarcato con gran classe qui. E qualità. Possibilità di contropiede. Palla molto interessante. Tutto facile qui per il portiere. Calmia. Ci siamo ripresi, eh? Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. Può ricevere una posizione interessante. Kovacic. Oh, Kovacic. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Fine primo tempo, raga. 0-0. Che hai detto, mamma? Trafford inizia la seconda frazione. E mo ce l'hai. Palla persa. Trend. Ha sui piedi il pallone. Che fa? C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Prosegue qui nell'avanzata. Nessun problema. Ancora che va. Tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie. Basta il minimo errore per prendere gol. Ottimo Keva, ancora questa. Lui. Rashford. Prova. Tocca, occhio però, pallone fuori gioco. C'era grande interesse per il debutto di questo giocatore. Come andrà fin qui, Stefano? Ma direi una partita anonima. Lascio. Occhio a Willian. Alla messa dentro. Angolo. La mette in mezzo Willian. Non un granché qui il tentativo di testa, girata che è terminata lontana dai pali. E credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Regge lo 0-0 di partenza, due squadre in grande difficoltà nel trovare la via del gol. Poche occasioni da una parte e dall'altra. Speriamo in un episodio della giocata di un singolo per ravvivare questo match. Van Bissaka. EA Sports vi offre la gara interna di Premier League. Attenzione perché è pericoloso. Può andare al cross. Grande intervento del difensore in area. Cancellato. Werner. Ci sono metri per il Chelsea qui a disposizione. Scelgono ancora il tiki-taka.
No, ma com'è? pericolosa, bravissimo qui. Grande operazione di mercato conclusa dal Barcellona, come confermato direttamente dalla società Blaugrana sul proprio sito. Era quello che stavano cercando e Com'è? sono riusciti Non hanno a prendere Dembélé. questo Hanno miracolo. Griezmann. Ma Interrompe ciccio, com'è bene lento, l'azione, mamma mia. intercettando il lancio. Martial. Conclusione intercettata. Guarda com'è Regalano la palla scasso, agli come avversari. ciccio. Quello era Jorginho, Prova ad giusto. attaccare sulla corsia. Ottimo recupero sulla fascia. Trent. No. Martial. Il portiere in presa sicura. Occhio all'errore del portiere. Ecco Pogba. Si libera dell'avversario. Portiere chiamato in campo. È punizione, posizione in Ah, ho vita. detto com'è il Possono mettere la rigore. freccia se sfrutteranno questo calcio di punizione. La posizione è invitante. Bruno, intervento favoloso sulla linea. Ha salvato un gol fatto. Non Questo è un ci intervento credo. prodigioso. Pazzesco. Che coraggio, che coordinazione e potere dovrà offrirgli come minimo un centro. Deviazione di testa che si è spenta abbondantemente sul fondo. Qui importante il disturbo del difensore. Eh sì, gli ha impedito di saltare liberamente. Non credo. Cante. No, C'è il tocco sulla eh? fascia. Fa un po' gallino. A metri per avanzare. Può cercare il cross. Cante. Il Chelsea No. prova a rendersi pericoloso con questa azione insistita. Timo Possono passare in Werner! vantaggio. Traversa! Traversa. Palla ancora in gioco. Igalo. Figa. Non ci C'è credo, non ho spazio per perso palla. Allan. Si libera alla No. grande. Sì! La rispetta di Kepa, palla ancora viva. Sto ancora ripensando all'errore di prima, sai? Mamma mia, ma cosa ha sbagliato? Difficile che gli capitino anche altre occasioni ora. Igalo. Pogba. Ma non si dice Ferran Galù. Torres. Partita che sta per chiudersi, ma lo United prova a vincerla. Saranno 2 minuti di recupero, come No, vabbè, però indica se Giorginio chiaramente il mi perde quarto palla così, è minuto. Martial! normale che prendo 0-0 che gol. sarà. Ma è normale che prendo gol. Addirittura regge la fine al 90esimo, alla fine però i loro sforzi sono stati ripagati. Il risultato mi sembra giusto, vero Stefano? Assolutamente. È vero che nel calcio non sempre chi gioca meglio. L'arbitro fischia tutto. No, l'ho fatto già il calciomercato. Ma al 90esimo è a prendere gol così. Dai, al 90esimo. Aia. Ragazzi, adesso dobbiamo giocare contro Liverpool nella finale di Supercoppa Europea. Beh, io un po' paura avrei. No, non credo che il live dà fastidio. Perché gioco con Christensen io? Perché? Ho lui che è fortissimo. Werner, William Vinicius. Speriamo, dai, 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 dai. Va? Ma non sono un portiere. Che fa Van Dijk? Dai, Si gioca in un'atmosfera magnifica, è fantastico il colpo d'occhio sulle tribune, la speranza è che lo spettacolo in campo non sia davvero da meno. È tutto pronto per questo grande match, Liverpool che affronta il Chelsea. Un saluto da Piero Gibarda e Stefano Nava, ragazzi, pronti a raccontare incominciamo le anche questa emozioni della UEFA partita. Super Cup che mette di fronte le due regine dell'ultima stagione europea. Partita che spesso sfugge a ogni pronostico, che spesso ci ha regalato Di match Maria, che la apertissimi nonna con tanti arriva. gol. Ma che è, tutto bene?
Sì. Sta qua, sì, fatti vedere. Eccolo qua, sta qua. Qua. Nonna! No, sta la nonna, mamma. Che è, tutto bene? Va bene, io bene. E su Giovanni. Come sta? Raga, che gol di Kovacic! Sì, ma mi sa di... Van Dijk, Wijnaldum, Telefono. Mané. Nonna. Sta avanzando. Ah sì. Ha saltato l'avversario. Intervento pulito sulla È palla. normale che stavo frisci, vabbè, il condizionatore è acceso. Willian, occhio alla ripartenza. Lo so. Willian. Kanté, palla interessante di Ok, Kanté. Non ha lasciato scampo al portiere. Aveva condotto un contropiede ciao nonna. perfetto. Sarebbe stato proprio un peccato sprecarlo sul più bello. Ragazzi, vinciamo 2-0, doppietta di Kovacic. Non si è mai vista. Doppietta di Due gol, Kovacic. colpo del KO per loro. Che gol. Mamma mia, palo traversa. Beh, si Traversa gol. riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Alexander Arnold. Mamma mia. E il pallone se ne va via. Intervento che Oh, Van vanifica un buon Dijk, tentativo di ferma. cross. Vinicius. Kovacic prova a piazzare, sfiora il palo con questo tiro a giro. Poco fortunato, direi, l'attaccante ha provato a piazzarla, sarebbe stato un gol da antologia. Giorginio recupera palla, va per Kovacic. Vinicius Junior recupera palla e quindi se Ha ne spazio per andare? Non può entrare così in area, ha corso un rischio pazzesco. può andare. Che avevo pure il rigore, mo. Alexander Arnold, pareco. Roberto Firmino. Pallone perso. Alonso, Kovacic che sbaglia il passaggio. Fabinho, pareco. Alexander Arnold, Roberto Firmino. Pallone recuperato senza problemi qui. Corre Vinicius, mamma mia, corre. Prosegue la sua azione. Si immola il difensore. Bravo qui il difensore che allontana. Marcos Alonso. Va per Giorginio, Giorginio torna indietro per Kanté. Giorginio. Kanté torna indietro per Occhio a Timo. Werner. Timo Werner ritorna indietro un'altra volta per Giorginio. La gioca Werner! Kanté. Kanté Palla troppo allunga, allontanata. era buona però, eh. Riconquista il possesso di palla. Fabinho. Regalano palla agli avversari. Va a andare Kanté! Pallone profondo, pericoloso. C'è spazio per Kanté. Alison. Che parata qui! Un intervento davvero pregevole. Ha evitato un gol sicuro. La mette in mezzo Willian. Zuma! Interrompe bene l'azione, intercettando il Mamma mia, lancio. ragazzi! Stiamo vincendo 2-0, eh. Doppietta di Kovacic, non si è mai visto, però. La prima di campionato, sì, l'abbiamo persa, ma adesso proviamo a vincere Kovacic. contro il Leicester. Che è anche Guadagna difficile. metri. È in posizione da cross. Che lancio che va fuori? Oh, recupera Attacca Mané. sull'out il Liverpool. Può metterla in mezzo.
Occasione per accorciare le distanze, attenzione! Conclusione che finisce sul fondo. Ha optato per la precisione sfiorando il gol. Difficile dire se poteva fare meglio da quella distanza. La palla è uscita davvero di poco. Werner. No, Werner, perché hai messo in posizione? Pareco. Ha dosato male il passaggio, pallone recuperato dal portiere. Kovacic. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Sala. Firmino. Salta il difensore. Pareco. C'entra in pieno il difensore. Fine primo tempo, vinciamo 2-0. Dice che può bastare, manda tutto. Squadra in campo di nuovo per il secondo tempo di questa finale. Hanno a disposizione ancora 45 minuti per chiudere il match e portarsi a casa la coppa. Perdono palla banalmente. Mamma mia, raga. Wijnaldum. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. No, Kepa! Kepa! Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per... Mané! Ha avuto coraggio qui l'attaccante, se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. Beh, difficile fare gol qui, ci ha provato. Da apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Mané. Pallone invitante. Perdono il pallone. Apre sulla fascia. Mané. Roberto Firmino. 1-2 col compagno. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Cioè, guarda, guarda che falli che fanno. C'è il fallo, sarà punizione per i Blues. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato messo... il pallone. Avevo selezionato il portiere. Mané. Preferiscono ragionare. Roberto Firmino. Fabinho. Mazza che piedi, oh. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Stanno perdendo. Bravo, il tecnico decide di cambiare assetto con questo cambio. Vedremo se basterà per raggiungere almeno il pareggio. Jorginho. Kanté. Palla interessante di Kanté. Fuori gioco, offside. Fuori gioco, è tutto sì. Fermo. Ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, eh. Keita. Mané. Ha spazio per andare. Potrebbe crossare. Occhio al cross verso il primo palo. La respinta di Kepa. Palla ancora viva. Werner. Guadagna campo il Chelsea. Willian. Occhio a Willian. Willian, potevamo fare 3-0. Occhio al cross di Willian. C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che è uscito. Mamma mia, raga. Non era male come tentativo, anche se da quella distanza avrebbe dovuto quanto 71esimo, 73esimo sul cronometro. E il Chelsea sta vincendo. La mia squadra Robertson. Sta per trionfare. Speriamo di giocare bene anche in Europa. Cerca la sovrapposizione, raga. Speriamo. Roberto Firmino. Henderson. Fallo per il Liverpool. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. Attenzione qui, Van Dijk. Questa è una distanza importante. Vedremo se proverà. Come Van Dijk a concludere in gol? Da quando? Ma che? Ha provato lo stesso la conclusione nonostante la distanza importante. Pallone che non è terminato troppo distante dai pali della porta. Il portiere sembrava sorpreso. L'impressione è che se avesse inquadrato la porta avrebbe fatto gol. Mané. Fabinho. Henderson. Palla interessante dello spazio. Bravissimi. Brava la mia difesa. Ottimo. Ancora la mia difesa. Van Dijk.
Forte, Anderson. Ecco io. Continua ad avanzare. No, 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 fighe. Kepa, ancora Tomo. Ancora viva. Siamo calmi, eh? William. Non credo che vorrà rivedere quello che ha combinato prima. Si è mangiato un gol davvero incredibile. Mamma mia. Anderson. Sadio Mané. Cross intercettato dalla difesa. William. Io andrei da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. 3 minuti, ecco quanto manca al termine dei tempi regolamentari. Grazie a Matteo Barzagli, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Calmi. Pallone lungo. No, abbiamo sofferto un po', dai, in questo secondo tempo. Si accentra, attenzione. Allontana il difensore su questo tiro. Pallone in mezzo, tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. È in buona posizione. Brutto cross, c'è il recupero. Pulisic. Sì! E finisce qui, sono dunque campioni, sì. Vincono la finale. Hanno giocato una grandissima finale, vinto meritatamente. Abbiamo vinto noi, sì! I giocatori sfilano sul podio in attesa di poter mettere l'alzerà a spillicueta la coppa. Sono attimi indescrivibili, la soddisfazione per aver centrato un grande traguardo e la gioia di poterlo festeggiare con i propri tifosi. Queste immagini ci raccontano un momento davvero leggendario. Da un po' di emozione la provo anch'io, onestamente, Pier. Bello vivere proprio da qui una fortuna. Olè! Campioni d'Europa. Troppo forti, bravi ragazzi. Siamo quindicesimi, dai, dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare, raga. Dobbiamo vincerla questa partita. Sarà l'ultima partita, così abbiamo fatto 3 partite e poi ci becchiamo oggi pomeriggio sempre su FIFA, ma non so se... Elaborazione abbandonata, è impossibile? Vabbè, dopo lo devo rimettere. Giornata molto piacevole dal punto di vista atmosferico qui a Londra, Stamford Bridge. Non si comincia. Questa è già una buona notizia. Un grande benvenuto a tutti gli amici da casa. Pierluigi Pardo e Stefano Nava pronti a raccontarvi dopo questo match. Caricare, pronti a seguire insieme a voi questo match di Premier League. Partita che mette di fronte Chelsea e Leicester City. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Iheanacho. Conclusione murata. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. In porta Kepa. In difesa Christensen con Zuma. Kovacic insieme a Kanté sulla mediana. Si schierano dunque in campo con un solo attaccante. Prima non prenderle, questa è evidentemente la filosofia del loro allenatore oggi. Dai. Avanza, palla al piede. Può metterla in mezzo da lì. Buono il cross, attento il difensore che allontana. No, Aiu, ma non mi sembrano tutti lenti in questo senso. Ma che è? Tielemans. Ecco Pret. Kepa, palla ancora via. Palo! E non è finita, attenzione! Ancora, raga, ma perché perdiamo sempre tutti questi palloni? Ecco Pret.
Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Werner. È il Chelsea che manovra, c'è il vantaggio. Buon possesso palla, cercando spazi. Willian può ricevere la posizione interessante. Ecco fallo. Aspiliqueta. Kovacic. Pallone invitante. Kante. Attenzione perché mamma mia, Timo Werner. Giocano stretti stretti questi dietro. Mamma questa mia. Questa è una parata che vale come un gol. Oh, che testa. Come ha fatto ad arrivarci? Pazzesco. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena. Ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. Tielemans. Pubblico avversario che continua a beccarlo ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Occhio perché i fischi potrebbero sortire l'effetto contrario e caricarlo ulteriormente. Potrebbe crossare. Cross rimpallato dal difensore. Intervento efficace. Super intervento qui. C'è il tocco corto. Kanté insuperabile oggi in mezzo al campo. C'è campo per la ripartenza. Ottima lettura difensiva che vanifica il contropiede. C'è la touche, la rimessa con le mani. Possesso palla per gli avversari. Hector. Si preannuncia un match equilibrato oggi per il Chelsea, sei d'accordo Stefano? Così sembrerebbe, almeno da pronostico. La parola ora passa ai dai. Percentuali di possesso palla che si equivalgono, dato che riflette l'equilibrio visto finora in campo. Nessuna delle due squadre è riuscita ancora a prendere il sopravvento. L'impressione è che serva una giocata, un episodio per sbloccare questo zero. Può essere il gol del Timo! Ha segnato il Chelsea! Werner! 1-0 Chelsea! Primo gol di Timo Werner con la maglia del Chelsea. Ha battuto il Bono. Al termine di una bella azione, molto bella. Pazzi, sa essere devastante. Dovevano chiuderlo prima. Resta. Comunque la bellezza e lo spessore di questo bella gesto. Stones. Tielemans. A José Pérez. No, com'è passato? Spazio per il Leicester che prova a salire. Impossibile. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Christensen. Aspiliqueta. Willian. Hector. Barnes. Ci saranno da recuperare due minuti. Willian. Kanté. Intervento efficace. Fine primo tempo, il Chelsea vince 1-0. Finisce qui il primo tempo, 1-0. Comincia ora il secondo tempo. Iheanacho. Scendono ancora il tiki taka. Potrebbe crossare. Lecce bene la traiettoria qui. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Kepa va da Aspiliqueta. Aspiliqueta, lancio lungo per William che viene. Può colpire da lì. Rientra. Occhio a Werner. Ecco Werner. Rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore dunque. E il direttore di gara è andato. Ah, va bene.
No. Immediatamente non ho capito. Non ha esitato. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un intervento da punire. Rigore trasformato con freddezza. Timo Werner, doppietta. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Barnes può avvicinarsi alla porta. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Tielemans. 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 Kepa. Il riflesso di Kepa. Si salva in calcio d'angolo. Uè. Palla messa in mezzo. Pallone gestito male qui. Diciamo. Possesso palla. Ah, Boilet va a finire nel suo, ma pochi palloni giocati oggi dai Blues rispetto al solito. Il loro vantaggio dimostra ancora. Ma poi che è quella camera che sta a una porta e cresce. Va bene il tiki taka, va bene, fa girare la palla, ma alla fine se non segni non. Ma fa la prima notte di nozze che dobbiamo stare divisi. Impegno in trasferta per la prossima partita in Premier League, come sempre su EA Sports. Ma brutto, ma brutto, ma tiene lo specchio. Barnes. Pallone perso. Ma diciamo, Dier ha confermato di aver concluso positivamente la trattativa per portare in Baviera un giocatore che faceva gol anche ad altre squadre. Era quello dai, che raga. Stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica, eh? Il tentativo di riaprire la gara. Barnes. Si aprono spazi invitanti. Iheanacho. Ripartenza bloccata da un buon intervento difensivo. Kovacic. Attenzione perché è pericoloso. Taglia verso il centro. Kovacic. Kovacic! Chiude la partita. 3-0 Cesti. Regalare grande calcio. Gol e non hanno intenzione di fermarsi. Godo. Un ottimo tocco. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Riuscito a fermarlo. Efficace fin qui i passaggi. Tielemans. Perdono palla banalmente. Mi buona piace lettura dell'azione, intercettato bene il passaggio. Mi non piace. 84esimo, intanto il Chelsea vince sul 3-0. Interessante. Classe impreciso che scavalca tutti i compagni. Posizione ideale. Intervento fatto, da Kepa. Cartellino questo, vediamo. Cartellino giallo perché poteva andare peggio, molto peggio al portiere, solo ammonito. Può metterla in aria. Beh, meno male, meno male, meno male. Deviazione vincente. Sceglie il pallone in mezzo. Palla che resta in zona pericolosa. Alonso. Barkley. Timo Werner. Da Matteo Barzagli. Pallone interessante. A metri a disposizione. No, riconquista perché palla intercettando la traiettoria del passaggio. Hector. Finisce la partita 3-0 Chelsea. Finisce qui. Chelsea è una squadra inglese. Ragazzi, credo che in campionato dovremmo essere. Che? Siamo ottavoli. No, siamo ottavi. Adesso, raga, proviamo a fare un'offerta per il nostro grandissimo Calehon. Shalanoglu? Shalanoglu pure è bello. Che bello. Ragazzi, wow, si è trasferito a Lione. Dai, vai giù, però. Cioè, tutti i giocatori che voglio io si trasferiscono. Sembra fatta apposta. Uè.
Ho shoppato. Su Fortnite. Ho preso un pacchetto quello là da 5 euro. Ho preso un dorso decorativo. No, papà ha detto va bene, visto che comunque non la compro da un sacco di tempo. Ha detto lui però solo stavolta, perché sennò se andiamo a Roma non ti posso comprare niente. Perché papà ha detto, se mo che andiamo a Roma. Ah, mi fai parlare? Quando, papà disse vicino a me, mo che andiamo a Roma, vediamo, perché se lo Juventus Store ha messo già la maglietta, quella là nuova, e costa meno di 50 euro, io te la compro. E ho detto, ok, papà. Ragazzi, comunque stiamo facendo un'offerta per Douglas Costa, un ottimo giocatore. Così andiamo a migliorare a posto di William, che è lento come me. Ignoriamo la clausola e facciamoci il contratto adesso. 200.000 a settimana, anche Douglas accetta? Accetta! Quindi ragazzi, adesso Douglas Costa e dei nostri. Ragazzi, allora, visto che abbiamo vinto due partite, andiamo a farci anche l'altra, un'altra partita. E poi ci salutiamo, ok? Ok, raga, andiamo a provarlo. Facciamo quattro partite, solo questo video perché è il video principale. Ok, andiamo avanti. Siamo a 3, 4, 6. Mamma mia. Andiamo a fare un attimo gli allenamenti. Ah, oh. Da Vinicius è quasi 81, raga. Ok, dai. Ragazzi, andiamo a giocare questa partita e poi ci fermiamo, se non mi sbaglio, alla Carabao Cup. Se non mi sbaglio, andiamo a giocarla. O alla Carabao o alla Arons, pure è buono un mettersino, però peccato se ho speso tutto, se non mi aveva accattato. Ok ragazzi, adesso giochiamo nello stadio del Telecamera su Brighton. Douglas Costa, vedremo quello che saprà dare. Douglas I tifosi sono Costa, nuovo arrivati giocatore per del Chelsea. assistere al suo esordio. Raga, faccio Vedremo solo come se questa ne perché devo accadesse attraverso staccare subito perché devo film con caricare i due compagni video. e con la tifoseria. Luna. Squadre pronte a darsi battaglia sotto lo sguardo attento Mamma, del visto pubblico che è qui da Luna, Anfield, quindi sono le un 13 e saluto mi da hai Piero Cipolla, disturbato, mi devi dare Stefano Luna. 13 Se euro, volete sapere come ragazzi. andrà a finire, rimanete con noi. Appassionati di calcio internazionale, non cambiate Mamma mia, canale. Vinicius. C'è la Premier League. Oh, Match tra Norwich Vinicius. e Chelsea. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Però lì era Formazione di casa fallo, che scende eh. in campo con questi 11. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Bravo qui a smarcarsi. Vediamo la formazione di partenza del Chelsea. Il loro piano tattico è abbastanza chiaro, semplice: quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Lewis, a Lo vede? te Si mette in mezzo, mezzo con questo pallone. recupera il Il cross non era difensore. male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Werner. Ci sono metri per il Chelsea qui a disposizione. Jorginho. Kanté, intervento Mo passavo tempestivo sul del pallone. difensore che intercetta il passaggio. Cioè, guarda. Ma cosa? Pallone recuperato senza problemi qui.
prima maglia da titolare oggi per Douglas Costa, subito una chance dunque per l'esterno brasiliano che vuole lasciare il segno e per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi che hanno accolto con grande entusiasmo il suo arrivo. Non vorrà certamente deluderli. Occhio a Werner, lo supera benissimo. Attenzione, il pallone lì, può mettere da lì. No! Ha l'occasione del vantaggio. Ma che occasione incredibile, sprecata malamente. Ha sbagliato, non ci credo. Non è vero, dai, che ha sbagliato proprio lui a porta vuota. Dermic. È in buona posizione. Vediamo cosa inventa ora. Para senza nessun problema qui il portiere. Douglas Costa. Possesso palla recuperato. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Pallone perso. Bene, ciao. Kovacic va con il possesso palla. Kovacic, ecco Werner. Kante. Kovacic. Kante, traversa. Palla ancora in gioco. Non è vero. La traversa del piccolo N'Golo. Oh, potevano portarsi vantaggio. Il piccolo N'Golo ha preso la traversa. I legni per aver impedito la palla di entrare. Hai capito? Coraggio. Il piccolo N'Golo ha preso la traversa. Kante. Ma come? N'Golo, non ti preoccupare. Ci sono io che ti sistemo, piccolino. Gran palla di Douglas Costa. Palla pericolosa. Bravissimo qui. Douglas Costa. Dai raga, ma Kanté perde sempre palla. Piccolo N'Golo. Dermic. Bravo. L'extra time sarà di 2 minuti. Non ho detto Jorginho. Kovacic. Pallone invitante. Palla interessante. Timo Werner. Tira giù la porta. 1-0. Mamma mia raga, ma io sono troppo forte, cioè. Si chiudono così i primi 40. Cioè io sono un campione a FIFA. Ma va fango. Sì, che ripartono. Tiro, però non devi gridare. Non gridare. Mamma, pure tu. Ah. Oh. Mamma. Già, non mi copiare. Bravo qui a sbagliare. Qua mi dà fastidio. Kovacic. È partito Vinicius Junior, che se lo fa? Cosa ho visto? Vabbè, quello già sono abituato. Quelle delle pupe. C'era grande interesse per il debutto di questo giocatore. Com'è andata fin qui, Stefano? Primo tempo opaco per lui, senza reti e con pochissimi spunti degni di nota. Se non cambia qualcosa nella ripresa, rischia che l'allenatore lo tiri fuori prima della fine. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Sì. Dermic. Però non si sente. Si sente solo la mia voce. Lo vede? Si sente la voce degli uomini. Sicuro il portiere dell'uscita. Ha scelto il tempo alla perfezione. Perde palla. Si ripartirà dunque con la rimessa laterale per il Chelsea. Aspiliqueta. La smetti? Ah. C'è la norma del vantaggio, attacca il Chelsea. Werner. Va ben N'Golo. N'Golo ritorna per Timo. Timo, Kante. Timo. Occhio al contropiede. A Timo. Interviene e sventa il pericolo. La vedo benissimo. Notizia importante di mercato. Lorenzo Insigne è passato all'Ipsia dal Napoli. Ipsia dal Napoli all'Ipsia. Insigne, con le sue caratteristiche hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente c'è spazio davanti. Douglas! Che gol! Splendido! Costa! Daga Costa, signori! Per rompere subito il ghiaccio al debutto. Che gol!
È morto. Che gol, raga. Raga, mi raccomando, venerdì tutti a tifare per la Juve. Che se riusciamo a superare il Lione. E nessuno è riuscito a fermarlo. Uno spettacolo. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Forse vado pure io. Perché papà ha detto che posso Può andare. andare. Papà. C'è spazio per lui. E vado Gli ruba benissimo il pallone. pure io. Allora me ne vado di casa. Mamma mia, brava, Pallone troppo complimenti. prevedibile questo. Dai, raga, C'è bravo spazio per Giorginio che ruba Abbiamo. palla. Può andare per Vinicius Junior. No, mamma, no. Si fanno vedere i compagni. E È suonata, mamma. il pallone se ne va via. Hai capito? Hai capito? Pallone Assurdo. recuperato. Un altro ottimo passaggio. Canti. Lettura perfetta e Va palla per Timo recuperata. Werner. Timo Werner ritorna per Kanté. Kanté per Kovacic, Kanté ancora Salto lui. verticale interessante. Ancora Kovacic. Vede Kanté da Kovacic. solo. Fa Servito una finta Kanté. Kanté. Se ne va sul Palla lato. buona per Kanté. Kanté traversa. Traversa. Palla ancora in gioco. Palla spazzata via. Poteva essere una buona occasione. Mamma mia, raga, qua Coinvolgono Matteo facevamo il Inzaghi e Bruno 3-0 con Casa per il sapere piccolo quanto manca al N'Golo. termine della gara. È iniziato il conto alla rovescia, Pier. Meno 10 minuti Mamma. al 90esimo. Grazie a Matteo Ciro. Barzaghi, sempre sul pezzo. Ci. Passo in live, non Possesso ti palla per gli dire. avversari. Ma lui è Intanto normale che si risultato. sente, sta a tre passi da me. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka Allora avversario. sì. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Mamma, Perdono il la pallone. posso togliere io la polvere stasera? Ma dove la devi togliere? Ah, come si può volgare. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Ah, boh, ma Avanza il io forse Chelsea. scendo a farti la spesa. Passaggio che trova bene il Sto scherzando, compagno. vedi che è una Palla battuta. gol gettata al vento dall'attaccante Io che ha mi tirato faccio la addosso al cameretta mia e portiere. Ciro Non si fa si la sua. possono sprecare occasioni del genere, Pier. Anzi, Ciro Doveva si fa la sua. metterla dentro. Tempo scaduto. Ragazzi, abbiamo vinto! Attenzione ai No, il paralleli. campionato no. Ragazzi, quindi il NinoGamer04 termina qui la live. Il vostro streamer preferito vi saluta, bella.